Ciao Labbers, oggi voglio presentarvi Internet Mobile Wi-Fi R205, la nuova Internet Key Wi-Fi di Vodafone che vi consentirà di connettere fino a 5 dispositivi contemporaneamente. All'interno della confezione, oltre al caricabatterie e al cavetto USB, abbiamo la batteria e ovviamente il retro della vostra chiavetta. La cover è molto importante perché all'interno ritrovate la password che dovrete poi inserire al momento dell'installazione. Montiamola insieme. Inseriamo la nostra SIM. Inseriamo la batteria. Chiudiamo e accendiamo. Con la nuova Internet Wi-Fi R205 potrete connettervi ovunque e con la massima velocità, fino a 21.6 MB con HSPA e fino a 72.2 con Wi-Fi in download. Internet Mobile Wi-Fi R205 è inoltre dotata di una memoria espandibile con microSD non inclusa che può raggiungere i 32 GB di memoria. Inoltre le dimensioni, come potete vedere, sono ridotte, può stare tranquillamente nel palmo di una mano e la potete portare tranquillamente con voi. Ha un peso molto ridotto di soli 80 grammi, ma nonostante questo ha comunque una portata che raggiunge i 60 metri quando è collegata via cavo e i 10 metri se utilizzate solo la batteria che ha una memoria di 4 ore e mezzo. Inoltre la nuova Internet Mobile Wi-Fi R205 è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, in particolare con Windows Vista, con XP, con il nuovo Windows 7 e con OS X 10.5, 10.6 e 10.7. Vediamo ora come si installa. La prima installazione è molto semplice. Partiamo dal tab Impostazioni. Scegliamo la Wi-Fi che ci interessa. E a questo punto inserite la password che trovate all'interno della vostra Internet Key. Una volta inserita la password, clicchiamo su Connetti. Una volta connessi, vi basterà aprire il browser per essere reindirizzati nella pagina che vi permette di gestire la vostra VIC Wi-Fi R205. A questo punto dovrete inserire il PIN della vostra SIM, memorizzarlo e confermare. Potrete quindi gestire la vostra connessione, avere costantemente sotto controllo lo stato della batteria, lo stato della Wi-Fi e verificare quanti dispositivi siano connessi. Potete quindi decidere di navigare anche con altri prodotti. Vi basterà scegliere la connessione all'interno delle connessioni Wi-Fi disponibili e aprire il vostro browser.